Amici di La Maddalena TV.it, ci troviamo al palazzetto dello sport di La Maddalena per seguire l'incontro di pallavolo Serie B2 maschile Girone F, che vede impegnato il Garibaldi, ultimo in classifica, contro il l'Unipol di Pomezia, che occupa il sesto posto. Quindi sulla carta una partita molto difficile, però niente è impossibile, per cui vediamo l'inizio di questa gara che vede la battuta subito per il Garibaldi Carlo Battaglia, quindi in bocca al lupo e seguiamo l'incontro, quindi Garibaldi contro Unipol di Pomezia. E il primo punto va proprio al Pomezia, comunque diciamo che il Garibaldi è partito bene, sembra che ci sia in partita e questo è di buon auspicio. Riprende la gara sul punteggio di 16-15 per gli ospiti dell'Unipol Pomezia sul Garibaldi, un primo set abbastanza equilibrato che ha visto gli ospiti portarsi per diverse volte in vantaggio anche di 3 punti, però il Garibaldi ha sempre riacciuffato il pareggio, quindi un punto di vantaggio alla battuta proprio il Pomezia, un salvataggio rocambolesco e ottimo il punto del pareggio da parte del Garibaldi, quindi 16 pari. Alla battuta Lorenzo Cusino, vediamo se riusciamo a fare subito a portarci in vantaggio. Alla battuta Lorenzo Cusino, ottima battuta e ottimo punto, e il Garibaldi quindi conduce per 17-16 sull'Unipol Pomezia nel primo set dell'incontro di pallavolo B2 maschile. E sul punteggio di 23-19 per i Garibaldi ha la battuta Carlo Battaglia, ottima la battuta, vediamo se il Garibaldi riuscirà a vincere il primo set. Intanto questo è un punto che invece va agli avversari, quindi il punteggio è di 23-20 per i Garibaldi sul Pomezia, l'Unipol Pomezia che va adesso alla battuta, ancora 2 punti e potremo aggiudicarci il primo set. E purtroppo ancora un punto che va agli avversari, quindi 23-21, forza ragazzi, cerchiamo di chiudere questo primo set a nostro favore. Ed ecco qua il 24esimo punto, adesso il Garibaldi ha la possibilità di chiudere il primo set a suo favore, vediamo se Giovanni Cusino, il capitano, avrà la possibilità di realizzare il punto di chiusura del primo set. Ottima la battuta, ma anche ottima la ricezione, e il punto va al Garibaldi. Garibaldi vince il primo set dell'incontro con l'Unipol Pomezia. E sul punteggio di 8-7 in questo secondo set, ovviamente a favore del Garibaldi, sta per riprendere l'incontro dopo il tie break, alla battuta proprio il Garibaldi che, ripeto, conduce per 8-7, quindi diciamo un secondo set abbastanza equilibrato, un po' come è avvenuto nel primo set, ma speriamo che poi, ecco, si evolva come si è evoluto il primo set, cioè a favore del Garibaldi. Alla battuta Maiorca, ottima la battuta ma anche ottima la ricezione. E ottimo punto del Garibaldi, che quindi si porta sul punteggio di 9-7 sull'Unipol Pomezia. Ottima la battuta di Maiorca, ma anche schiacciata vincente del Pomezia. E sul punteggio di 16-12 per il Garibaldi nel secondo set, dopo il nuovo tie break, siamo pronti a riprendere. Speriamo che il Garibaldi riesca a mantenere il vantaggio guadagnato finora e cercare di vincere anche il secondo set. Eh.
ottimo, ottima finta, bellissima. E adesso sono 5 i punti di vantaggio, 5 punti di vantaggio del Garibaldi sull'Unipol Pomezia, quindi 17 a 12 nel secondo set. Sul punteggio di 24 a 19, eccolo qua, ed è il punto che regala la vittoria del secondo set a Garibaldi con il punteggio di 25 a 19 sull'Unipol Pomezia, quindi 2 a 0 il parziale qui al Palazzetto dello Sport di La Maddalena tra il Garibaldi e l'Unipol Pomezia. E sul punteggio di 8 a 3 per gli ospiti ci troviamo quindi nel corso del terzo set. Vi ricordo che i primi due sono stati vinti dal Garibaldi, quindi 2 a 0. Alla battuta il Pomezia, quindi 8 a 3. E quindi è il nono punto. Devo dire un vantaggio molto consistente, speriamo che non sia il segno di una ripresa da parte dei nostri avversari, che Garibaldi possa così chiudere anche il terzo set e quindi vincere l'intera partita per 3 a 0, quindi di nuovo la battuta il Pomezia. Ottima la ricezione e ottimo anche il punto conquistato da Garibaldi, quindi 9 a 4, timida ripresa da parte del Garibaldi in questo terzo set. E sul punteggio di 24 a 12 in questo terzo set la battuta l'Unipol Pomezia, ottima la ricezione da parte del Garibaldi, vediamo se riusciamo a bloccare, e invece no, quindi il terzo set viene vinto dai nostri avversari della Unipol Pomezia, quindi il punteggio di 2 a 1. Alla battuta è pronto Mallorca per il punteggio di 12 a 8 nel terzo set a favore del Garibaldi, vediamo com'è la battuta, ottima, ottima però anche la ricezione da parte del Pomezia e punto anche ribadito anche dal gesto stizzito dell'allenatore Marco Morello, e quindi punteggio di 12 a 9 per il Garibaldi. Alla battuta il Garibaldi, siamo al terzo set sul punteggio di 19 a 12, anzi precisamente ha dato il punto agli avversari invece, quindi 19 a 13, comunque è un buon vantaggio, ancora 6 punti e auguriamoci che il Garibaldi possa vincere anche il terzo set e quindi tutta la partita. Alla battuta adesso si prepara l'Unipol Pomezia, regala il punto ottimo al Garibaldi, quindi siamo a 20, ancora 5 punti. C'è un po' di discussione intorno all'ultimo punto conquistato dal Garibaldi, pare che non trovi d'accordo la squadra dell'Unipol Pomezia, però il punto è stato assegnato, quindi il Garibaldi è pronto alla battuta sul punteggio di 23 a 14, ottima la battuta di Perono, perfetto anche il salvataggio, vediamo se riusciamo a farci anche il 24esimo punto. Che arriva in questo momento, quindi il Garibaldi si trova a un soffio dalla vittoria di tutta la partita, terzo set ma di tutta la partita. Vediamo se sarà questa l'occasione per regalare il punto della vittoria alla Garibaldi. Punto! Punto, il Garibaldi vince, c'è stato un attimo di esitazione, invece il punto è stato assegnato a Garibaldi che quindi sul punteggio di 3 a 1 vince l'incontro con il l'Unipol Pomezia. Dal Palazzetto dello Sport questo era l'incontro, andiamo subito negli spogliatoi per realizzare le interviste.